Buongiorno a tutti, grazie a tutti quanti che mi hanno. Comunque ringrazio Paolo Zingara, ringrazio a Paolo e Emanuela e i dottori che sono intervenuti in questa grande convegno medico scientifico dell'AISA. Io sono il maestro Giuseppe Cascella, direttore internazionale del mondo, varie associazioni italiane, dove mi ha contribuito come artista, non come medico, però ho preso questa causa di mente che piace di andare avanti e di portare il mio contributo a questa associazione che è molto molto importante. Cosa dire? In questo momento io rappresento in Italia al Campidoglio, sono presidente con Pippo Franco, Rossi Renzi, CM3 dell'arte italiana, del cinema, teatro e arte contemporanea. I miei dipinti sono esposti in tutto il mondo, anche in Italia, e ho preso questa causa per consegnare a questa LICE di portare dei catò che è interessata a comprarli pochi soldi, giustamente, chi può permettersi, e di dare un contributo a questa associazione che ci tengo tanto che porterò questa associazione, la mia associazione a Roma, Campidoglio, perché non tutto sanno di questa associazione. In Italia bisogna aprire la mente a molte persone che questa malattia è una malattia veramente molto 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 grave e non si rendono conto molte persone. Ecco, io solo queste poche parole, come umile pittore, non scientifico, vi voglio bene a Zingaro, voglio bene a Emanuele, a tutte le persone qui presenti che io ho nel cuore, gli amici che ci sono soltanto qui. E vorrei donare, ho fatto un'opera che gli avevo promesso a Zingaro l'anno scorso, gli ho detto quest'anno te la do in diretta. Se il mio manager Enzo Agri me lo porta, ho dovuto fare per l'AISA, per loro, i due rappresentanti dell'AISA, che adesso io do direttamente, personalmente. Però, vedi, tu, faccio una cosa, mettiamo su me, metto così in mezzo, vedi? Metto la mano qui e la mano lì, vedi? Ecco, metto qua la mano, ecco, vedi? Un applauso, ragazzi, vedi? Okay. Sono lieto di essere qua, come sempre, quando si può aiutare il prossimo, io sono sempre in prima linea. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno. Anch'io sono felicissima di essere qui e devo dire che il convegno è stato veramente interessante e volevo appunto rivolgere un applauso ai ricercatori perché sono stati stimolanti a farci capire che dobbiamo dare voce affinché la ricerca vada avanti e Paolo è, sappiamo che è bravissimo con tutta l'organizzazione, però noi che oggi siamo qui dobbiamo fare il passaparola dicendo che dobbiamo essere sempre presenti perché affinché la voce continui e diventi sempre più forte. Grazie a tutti.